quinta strada. Questo è il video introduttivo al mio nuovo canale YouTube, Un Sardo a New York. Perché un sardo dovrebbe fare un canale YouTube su New York? Per passione. Perché dalla prima volta che sono venuto in questa città ne sono stato rapito, era il 1992 e ho avuto la fortuna di vedere New York un po' diversa rispetto a quella che è oggi, né meglio né peggio, ma sicuramente diversa. E da allora diciamo che ho vissuto sempre con l'ambizione di poter tornare al più presto. Sono riuscito a vedere le Torri Gemelle, a mangiare sul ristorante che c'era al 107° piano di una delle due torri, e a vedere anche Harlem e il Bronx in un momento in cui realmente non erano raccomandabili, tanto che l'autista dell'autobus che ci ha portato ad Harlem ci disse molto tranquillamente: evitate di scendere, o se scendete non allontanatevi dall'autobus. Abbiamo fatto una piccola sosta e questo fu il consiglio dell'autista. Oggi sicuramente New York è più tranquilla, è più sicura senza dubbio, è un po' diversa, ci sono delle mancanze. La più grande è nel World Trade Center sicuramente, però ci sono anche tante persone che cercano di ricordare quel momento e di far vivere ai turisti la città nel suo calore, perché comunque per essere una grande città si vedono persone molto disponibili, pronte a dare una mano, pronte ad accoglierti. Quindi, nonostante questo grande trauma, appunto, New York ha avuto una importante reazione visibile in maniera molto evidente proprio a partire dai suoi cittadini e da quelli che tutti possono incontrare in mezzo alla strada. Niente, mi sono dilungato anche un po' troppo, questo è il motivo per cui ho deciso di fare un canale, spero che ci possano essere dei contenuti interessanti, spero che vi possa piacere. Ho già girato qualche video e qualcuno l'ho già montato, mancava sicuramente questa parte iniziale, un video d'apertura che spiegasse un pochino che cos'è. È la New York dal punto di vista di un sardo che è nato e cresciuto in una cittadina abbastanza piccola e che si è innamorato della grande mela. Vi ringrazio, da Un Sardo a New York è tutto. Se vi è piaciuto il video mettete like, condividetelo, seguite il canale. A presto, al prossimo video. Ciao. 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 Sono Nicola. Sono Nicola. Sono Nicola. Io sono Nicola. 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 Sono a Times Square. What is he doing? Una
Rockefeller Center, sono alla Rockefeller Plaza e sono a New York, più precisamente di fronte all'Hotel Plaza. Sono a Grand Central, sono davanti al Chrysler Building, sono davanti alle Nazioni Unite e sono sulla Quinta Strada e sono a Columbus Circle. Sono a Times Square e sono a Central Park e sono a Rockefeller Center e sono sulla Quinta Strada e sono nella Grand Army Plaza. Sono al Madison Square Garden, sono a Columbus Circle. Questo è il video introduttivo del mio nuovo canale YouTube, Un Sardo a New York. Questo è il video introduttivo del mio nuovo canale YouTube, Un Sardo a New York. Questo è il video introduttivo del mio nuovo canale YouTube, Un Sardo a New York. Questo è il video introduttivo del mio nuovo canale YouTube, Un Sardo a New York. Questo è il video introduttivo del mio nuovo canale YouTube, Un Sardo a New York. E questo è il video introduttivo del mio nuovo canale YouTube, Un Sardo a New York. E questo è il video introduttivo del mio nuovo canale YouTube, Un Sardo a New York. E questo è il video introduttivo al mio nuovo canale YouTube, Un Sardo a New York. E questo è il video introduttivo del mio canale YouTube, Un Sardo a New York. E questo è il video introduttivo del mio nuovo canale YouTube. Questo è il video introduttivo del mio nuovo canale YouTube, Un Sardo a New York. Nel mentre qua dietro montano il nuovo albero di Natale per il Natale 2019. Questo è il video introduttivo al mio canale YouTube, Un Sardo a New York. E questo è il video introduttivo del mio canale YouTube, Un Sardo a New York. Questo è il video introduttivo al mio nuovo canale YouTube, Un Sardo a New York. Ciao a tutti, seguite il canale, condividete i video, fatelo crescere se vi fa piacere. Io vi ringrazio, da Un Sardo a New York è tutto, a presto.